Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Mistocraft. Allora, prima di tutto volevo dirvi che tanti di voi non vi funziona il pacchetto. Ragazzi, mi dispiace ed è anche per questo che io non creo più pacchetti, perché ci sono stati oltre 7.000 download, 8.000 adesso non mi ricordo, e a molta tanta 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 gente funziona, ad alcuni no, per cui ragazzi, se non funzionava a nessuno vuol dire che il pacchetto non funzionava. Ma siccome la maggior parte, a quasi tutti, funziona, solo ad alcuni no, vuol dire che o voi sbagliate qualcosa o il vostro PC non regge o comunque qualsiasi cosa, ma non è che il pacchetto non funziona. Ho ricevuto anche un sacco di insulti, per cui ragazzi, se devo ricevere insulti e stare fino alle 6 del mattino per mettere a posto alcune mod, arrangiatevi. Dal prossimo pacchetto in poi metto in descrizione i link delle mod, ve le scaricate voi, vi create voi i pacchetti, così Luke non c'entra niente. Bene, detto questo ragazzi cominciamo un nuovo let's play e oggi facciamo un attrezzico nuovo. Facciamo il bark cavolo, bark strappe, è facilissimo, facilissimo, una redstone e un pezzo di ferro, andiamo a prendere una redstone. Ora ragazzi abbiamo un sacco di mod per cui c'è da creare un sacco di roba, un sacco, una redstone e un pezzo di ferro, un sacco sacco. Allora, redstone, pezzi di ferro e la cobblestone in questo modico, giusto? Giusto? Che cos'è il bark stripper? È della, non mi ricordo quale mod, mi sembra della, non mi ricordo. Comunque è un attrezzo molto strano che non serve quasi a niente, però è carino da usare. Allora andiamo a prendere della legna pura di qualsiasi colore, per dire prendiamo magari due di questi, due di questa. No, la rubber wood mi sembra che non funziona, è l'unica. Tutti gli altri alberi sì. Noi per il momento abbiamo solo quell'albero, magari funziona anche con questo. Bah, vediamo. Ah, intanto vi faccio vedere ragazzi una cosa. Con questa legna che abbiamo trovato, guardate che figa. Voilà. Guardate che bel colore che diventa. Color de merda. No, è un bel colore però. Oh, ma porca trota, ma che sto combinando? Che le sto combinando? Ok. Vi faccio vedere cosa funziona, serve, vabbè, lasciate stare. Piazzichiamo un pezzo di tronco sopra e col tasto destro clicchiamo sul macchinario. E non funziona, avete visto? Perché questa legna non va. Va solo con la legna normale di Minecraft, allora, l'albero della giungla, l'albero normale e così via. Quello bianco. Mettiamo l'albero normale allora. Guardate. Voilà. E voilà. Si divide e ci droppa random. O bastoncini o legna lavorata. E voilà. È comodo però. E più avanti lo faremo automatizzato, mi sa tanto. Lo faremo automatizzato. Poi, ho trovato questi qua in questa chest. Vi faccio vedere una cosa. Li mettiamo qui e facciamo gli onei. Cos'è? Miele, boh. Ora il miele con la bistecca, quella cruda, quella di mucca, se non mi sbaglio. Vediamo un po' se l'abbiamo. Vediamo un po' se l'abbiamo. Non questa, ma l'altra, non ce l'abbiamo. Questa qua non so se va. Proviamo a vedere, ma non credo. Ah, sì, funziona lo stesso. Guardate, ham. Non so che cavolo è. Non so che cavolo è. Vabbè, appena possiamo per morire di fame, la proviamo. Bene, un'altra cosa. Piano piano, vediamo un bel po' di cose. Ora possiamo andare avanti. Cosa bisogna craftare adesso, ragazzi? In questo episodio vorrei fare una cosa molto carina che tanti di voi non sanno e vediamo se ci riusciamo. Allora, mi serve questo barattolo qui, che è facile da craftare, 6 pezzi di vetro e 3 di ferro. Andiamo a prendere 3 ferri. Andiamo a prendere 3 ferri. Come prendo il ferro? In questo modo, no? Così. Vabbè, prendiamo un po' di ferro intanto che tanto ci servirà. E voilà. Che cavolo sto combinando? Non lo so neanche io. Ma che cavolo? Dai, ma ho preso un clay star, ma ne. Vabbè, fa niente, meglio, meglio. Tanto dobbiamo prendere altri due poi. Allora, abbiamo detto 3 pezzi di ferro, 6 vetroli. E voilà, abbiamo fatto questo barattolo, che dopo vi spiego a cosa serve. Ora ci serve, io ora non mi ricordo se è questo attrezzo o questo attrezzo. Uno è un. Sono dei laser, che uno ingrandisce le cose e l'altro rimpicciolisce le cose. A noi serve quello che rimpiccolisce. Questo qui verde lo abbiamo già, perché lo droppano anche i robot ogni tanto, infatti me l'ha droppato un robot, vedete? Dobbiamo craftare solo quello rosa. Quello
quello viola qua, che non c'è il crafting, però c'è il crafting di questo e non c'è il crafting di questo. E mi sa che non si può craftare, ma si compra solamente da quelli là che lo vendono, mi sa. Non vorrei dire una cagata, ragazzi. Vediamo un po' se questo è quello che ci serve a noi. Dov'è? Oye, Barboon! Allora, uccidiamo questo che fa danni. Questo fa solo danni. Ok. Chi è che mi ha sparato? Ma guardate dov'è sto pirletta qui. Crepa! Boom for the win, Shrek! Oh, sono cresciuti gli alberi. Vediamo un po' se funziona su mob normali anche. No. Funziona solo sui mob allora della... Vediamo un po', eh. Vediamo se troviamo un qualcosa di strano. Perché se è quello che rimpicciolisce allora va bene, ma non credo. Vediamo sul maiale. No. Mi serve un mob della creep armrati. Di quella mod lì, ecco. Allora, io provo a liberare sto gigante un attimo. Lo liberiamo. Ah, una donna! Oh, esci da di drento lì. Vediamo un po'. Quello che rimpicciolisce, sì, guardate. Ora dovremmo cercare una bambina. Allora, prima di tutto andiamo a casa a mettere il portale. Ci serve una bambina gigante, ragazzi. Se le bambine, avete presente le bambine, quelle giganti con il pannolone, che sono cattivelle? Ok, mi serve quella bambina da rimpicciolire. Andiamo a casa. Ecco, sono morto. Coglione, mi dimentico, mi faccio male. Mi rifaccio male ancora, però, eh. Pensate quanto cavolo sono pirla. Bene, mettiamo lu portal. Mettiamo lu portal. Lo mettiamo qui. Voilà. E andiamo lì. Andiamo a cercare. Ok, ragazzi, ho camminato un bel po', ma l'ho trovata. Ora bisognerà rimpicciolirla. Scusate il rumore, ma stanno usando il flessibile giù in cortile. Bisognerà rimpicciolirla. Il più possibile. E non si rimpicciolisce. Oh, questo mi ammazza. No, le guardie. Allora non è questo l'attrezzo, ragazzi, perché non si rimpicciolisce. O si è rimpicciolito e non me ne accorgo. Da un attimo. Io non vedo se si sta rimpicciolendo. Ragazzi, non riesco a vedere se si rimpicciolisce. Porca trota. Si spara quello. Vedete, quello lì si rimpicciolisce. Ah. È crepato. Ah, sì che si rimpicciolisce. Guardate, guardate. Bisogna farla diventare piccola, piccola, piccola. No, è sparita. Lì c'è un'altra. Ce n'era un'altra? Sì. Non deve sparire. Perché sparisce? Ragazzi, magari sbaglierò qualcosa io comunque. In poche parole, deve entrare in questo recipiente. Ok, l'ho presa, l'ho presa. L'ho presa, ragazzi. Guardate, ce l'ho nel barattolo, guardate. Baby jar full. Ho catturato la bambina. Bene, torniamo a casa. Tanto ho fatto il portale. E voilà. Buongiorno, abbiamo catturato la bambina. Ora, cosa c'è da fare con questo barattolo? Lo lasciamo qui perché è molto pericoloso e non voglio perderlo. Bisogna costruire una stanza apposita. In che modo? In che modo? Allora, io direi di uscire chi fuori chi e di costruire una stanza magari qua di fianco anche, non tanto lontano. Ma chiudiamo il portale, intanto. Voilà. Costruiamo una stanzina qui. Che ne dicete? Dove la posso costruire, uè? Anche qua, direi, eh. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Sì, facciamo lì, dai. Ok, ragazzi, finisco di costruire qui. Ho fatto una stanzina leggermente piccola. Speriamo che basti, eh. Dobbiamo solo sperare che basta perché dopo vi spiego il motivo. Allora, qua mettiamo la porta, ok. Poi la trasformeremo tutto. Vabbè, la trasformiamo subito, tanto non ci costa niente. No, che cavolo sto combinando? Ok.
La facciamo tutta in stonda. Sì, ragazzi, è un po' fa un po' schifo, però è giusto farvi vedere come funziona. Qua facciamo così. Perfetto. Ok. L'abbiamo finito. Qua ci metteremo una porta che andiamo subito a craftare. Ok, andiamo a prendere la nostra bamboletta lì. Craftiamo una porta già che ci siamo. Qua è sparito un cubo, voi. Chi gli sarà stato? Allora, cosa devo fare? Una porta, giusto? Una porta. E voilà. Intanto mettiamo via tutta la roba che non serve. Questo, questo, tutta la cobblestone e questi qua. Ok, prendiamo la bambola. La bambola qui, la babuina. Andiamo a fare la nanna che è notte. Buongiorno. Allora, proviamo a mangiare quella coscia lì di pollo. Di carne qua. Ah, non dà quasi niente, ma va a cacar, va a cacar. Allora, piazzichiamo la porta. E voilà. Ora entriamo fuori e dobbiamo mettere questa bottiglietta a terra. Ora ci darà dei messaggi. Speriamo, ragazzi, incrociate le dita, i piedi, i capelli, che vada bene la stanza, perché mi sa che deve essere più alta e più larga. Va, speriamo bene. Vediamo. Put your schlump back in the jar. This is This not is not good a good slump. location for your slump, I The will new die here. jar. Guardate, tra un po' muore. Dice che non va bene questa locazione, per cui la riraccogliamo e in poche parole devo ingrandire la stanza. Ok, ragazzi, ho dovuto rifare tutta la casa perché ho letto su un sito che la casa deve essere in legno con poca luce, stroncate simili, ragazzi, stroncate per non dire stronzate. Non so se è vero, comunque ho dovuto rifarla. Vi faccio vedere. L'ho fatta un pochino più alta, vediamo se le funziona. Speriamo, perché non c'ho più voglia, mi sono stancato veramente. Allora, proviamo un po'. This is a Voilà. great place to This grow. location is You've done great. Your well. shrimp we love is dear. Ragazzi, ha funzionato. Guardate che brutto che lei è. Eccolo qua. Questa è la bambina che abbiamo catturato, è invecchiata. Ora è piccolissima, ma questo qua crescerà, diventerà gigante, per poi fare alcune cose. Le crescerà la barba lunghissima. E però non ve lo faccio vedere in questo episodio perché ci mette veramente tanto a crescere, per cui non so in quale episodio sarà totalmente grande. Comunque lo controlleremo man mano per cercare di non farlo morire. Qua c'è un lupo. Io aspetterò qui la notte e intanto vi dico che alzate i pollici se volete sapere e vedere come andrà avanti e come crescerà questo omino piccolino piccolino. Da Luca è tutto. Ciao a tutti.